Uh, good morning. It's Tom Padula from Tom Padula TV on YouTube, and of course in Booksellers. Booksellers. Um, today is the seventh of June, twenty twenty-two, and we're doing Italian lesson number thirty-four. I hope it's a, it's one that uh, you you will find interesting. I'm introducing a few uh, new things this morning, and uh, we'll see how we go. Okay and there'll be some revision as well so we'll we'll see how this air goes and uh, it's important in fact that uh, you know consistency is the name of the game uh, you know se volete imparare l'italiano se vuoi imparare l'italiano uh, ci vuole pra la pratica welcome to John Geronimo Alvarez ci vuole la pratica dell'italiano quindi le cose che si possono fare uh, sono cose semplici ma devono essere continuate so you need to actually you know we need to uh, go from the easy to the medium to the advanced and then uh, and then you've got to do what I do now see do this da questa parte si parla l'italiano on this side here we speak english and if you have spanish on that side etc cetera, etc cetera. so in other words language you have to own the language uh, otherwise it doesn 't come to you, and that 's why it 's so hard to learn another language, but it can be easy at the same time. however, if you 're not in the country where the language is spoken it 's difficult uh, doesn 't matter which language it 's difficult unless you make a real effort uh, to learn the second language and to read frequently to listen to it as much as possible, but then don 't forget you you are surrounded by the national language so it's a you know it is it is a challenge, but it's a good challenge. It's a good challenge because it allows for the brain to sort of uh, you know exercise itself to remember things, words, phrases, etc. Okay, so that's the introduction this morning. Uh, but there is in this introductory five minutes, I want to mention that uh, I'm making a very big effort now to put these. Um, uh, these lessons online uh, in on YouTube. So, how do you get to YouTube? If you have a smart TV or the phone is easy, but the smart TV you get a bigger screen, uh, and uh, therefore you can go to uh, you can go to um, my YouTube channel. There are two of them. Uh, I don't know why, but the, there's one called Tom Padula TV, and the other one is Tom Padula. So, if you subscribe to both. If you select Tampadula TV and if you select Tampadula, it comes up in your search. So when you're searching, and this is one of the programs that you want to look at. Now, Tampadula TV does have an incredible, well, I'm going to say incredible, but it's quite an extensive uh, array of uh, different types of pro of series. And I'm making an effort now to review them, have a look at them. Uh, you know, just uh, keep it going, as far as I can see, uh, and make some changes, maybe. But it won't change for you because um, it'll be there, ready for you to uh, follow what I'm doing, or you know, get inspiration from what I'm doing to do your own things as well. So that's uh, that's it. L'italiano. Eh, come si eh, come si fa ad imparare l'italiano? Veramente uh, è molto facile, bisogna sapere le parole e poi saperle mettere insieme. That's what we need, we need words, 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 and reading is the key, la lettura. You don't need other Italian uh, speakers, but you do need speakers in order for you to improve your pronunciation and uh, your conversation. So it depends on which part of speech... Uh, Sorry, which section of the language you want to develop, whether it's listening or speaking, reading or writing. Depending on that, there are different types of activities. Uh, number two, as well, I just want to remind uh, you that uh, I have uh, Dante Alighieri this coming Sunday. I'm starting on Purgatorio. So get ready if you want to follow me uh, live. When I go on live on Sundays, and uh, World History, I'll be doing um, this coming Thursday. I'll be doing, uh, you know, the, the Roman Empire, and I'll be looking at uh, China and other parts of the world uh, to to bring the world uh, to unify it in a way historically speaking. Welcome to Frank Madzaka. So this is, this is the important part, and finally. Uh, French and Spanish uh, on a Friday, I do half an hour and, uh, with the language, and I, I try to learn Spanish online to show you just how difficult it can be if you don't practice it regularly. But even if you do, there's, there's a lot to learn. But the key to all this, the key to all this, is your willingness to, to, to learn, to stay with it. that's important. So that's it now. For now, this is uh, eleven thirty. I'm going to start now from one of the. I'm going to have a drink, of course. From the easy, I have some easy books here. Uh, primary school books. Okay, and I'm going to read you the first one because I finished with Commedia per Principianti and therefore, i'm going to have to find other material similar uh, that will give, you, uh, will give you some practice. now, initially, i concentrate on the beginners, and then we slowly, as the, as the air goes along, we go more and more into the intermediate and then the advanced towards the end. so that's, that's the way it is. okay, this one here. have a look. fratelli e sorelle. Hai fratelli? Sì, ho una sorella e un fratello. Quanti anni ha tuo fratello? Mio fratello ha 11 anni. Quanti anni ha tua sorella? Mia sorella ha nove anni. So, if you are a beginner student, these are good phrases. Next one. Hai sorelle? Non ai le sorelle, ma ai sorelle, because there's a question mark. So you drop the, uh, the, article in this particular case. No, non ho sorelle, ma ho un fratellino. From fratello, fratellino is uh, <coughs> a younger brother. Quanti anni ha? Ha un anno. So, one year old. Hai fratelli? No, non ho fratelli, ma ho due sorelle. Quanti anni hanno? Una ha dieci anni, l'altra ha tredici anni. So, what do you notice here? You notice the way you ask questions, and you also notice the singular and the plural. Ai fratelli, fratelli is plural. But when you say si o oh, una sorella, singular. È un fratello, see that? Okay, so that's one. So I take note of these things here that I am doing because um, uh, because, um, because they are basic sentences that you can also use. This one here, today in Melbourne, and that's why I'm all rugged up this morning because it's piove uh, and it, it's cold for Fred. And up here in my warehouse up the top, it's cold so therefore. You know I'm all rugged up. Piove. Here we go. Piove. Mamma posso andare a passeggio a passeggio eh, for a walk. Oh no Michele. Perché? Perché piove. Fa lo stesso. Mi metto gli stivali. E prendo l'ombrello, doesn't matter, eh? Stivali Boots. So you know you got another words. Mi piace tanto passeggiare eh? going for a walk. Sotto la pioggia, I love walking under the rain. So you, you know you can stop it here and say, like, okay. Mamma posso andare a passeggio o no Michele? Perché piove, fa lo stesso, mi metto gli stivali e prendo l'ombrello, mi piace tanto passeggiare sotto la pioggia. Sodeva. The next one? Dove vai papà? Vado a lavorare. Prendi l'ombrello? No. Perché non prendi l'ombrello? Perché non piove più? La sicurezza? Dove vai papà? Vado a lavorare. Prendi l'ombrello. È l'apostrophe. You see, that's where, the, uh, that's where your, your grammar comes in. Prendi l'ombrello, question mark. You don't say tu prendi l'ombrello, but you drop, the, uh, you drop the, the pronoun. Perché non piove? In this case, perché would be, uh, what would it be? A conjunction. Perché non prendi l'ombrello? Perché non piove. Ok? So that's one. That's another one. And now we go to the next one, which is a lot longer, of course. And this one, this one, is sotto la pioggia. Eh? Il cielo è grigio. Piove. Annalisa e il fratellino vanno a passeggio sotto l'ombrello. La pioggia cade sulla strada, sulle macchine, sugli alberi, sull'ombrello. Esatto. welcome to Maria File. Now, notice cade eh, sugli alberi sulla strada, that's sulla, sulle macchine, sugli alberi, sull'ombrello. Notice the difference there, they're all the prepositions, su plus the article. Whether it's masculine or feminine, singular, plural. And whether the word begins with a, a vowel or a, con, or a consonant. Sugli alberi, sull'albero, sull'albero, l'apostrofe sullo albero, should be really. Sull'ombrello, like that. But if you want to say uh, on the umbrellas, in the plural, you have to say sugli ombrelli. Ok, la strada è bagnata, le macchine sono bagnate, gli alberi sono bagnati, anche l'ombrello è bagnato. So that's bagnato is an adjective. La strada è bagnata, le macchine sono, eccetera e so, poi then le got the questions, you know, che tempo fa, dove vanno a analizzare il fratellino, dove cade la pioggia, come la strada, come l'ombrello, come sono gli alberi, come sono le macchine. Quindi, so from un uh, you know, the, from a little paragraph you can then create questions. And this one here is of quando piove, eh? Oh, cicogna, wrote it. I'm not sure. I thought it was somebody else. But anyway, never mind. Quando piove, cantiamo. Quando piove lento, lento, e fa freddo e tira vento. Nella casa sta il bambino, nel suo nido l'uccellino. Nella cuccia il cagnolino, presso il fuoco il mio gattino. E il ranocchio senza ombrello, sotto il fungo sta bel bello. Now, it's got, oh, I don't read music, that's a problem. Quando piove lento, lento, e fa freddo e tira vento, nella casa sta il bambino, suonido l'uccellino, nella cuccia il cagnolino, presso il fuoco mio... No, you can't really... You know you gotta know the singing part. But it's a good one. I really love this one. But I love it as a poem. Quando piove lento, lento, e fa freddo e tira vento, nella casa sta il bambino, nel suo nido l'uccellino, nella cuccia il cagnolino, presso il fuoco il mio gattino, il ranocchio senza ombrello sotto il fungo sta bel bello. So, these ones here, you know, this sort of practice is very good uh, because it allows, it allows you to actually teach from what I'm presenting right now. You know, if you want to do something with somebody else, then that's the way to do it. Why not? Ok, the next one is something else. È mezzogiorno. Ciao mamma, abbiamo tanta fame. È pronto il pranzo? Sì, il pranzo è pronto. Possiamo mangiare? Devo preparare il tavolo? Prima... Devo, pre ingressai. Devo preparare il tavolo prima. Discomodi. Sì, ciao mamma. Eh, eh, eh. Abbiamo, abbiamo tanta fame. È pronto il pranzo? Possiamo mangiare? Devo preparare il tavolo. Devo preparare il tavolo prima. Possiamo aiutarti? Oh sì, grazie. Prendete la tovaglia pulita. Io metto i piatti, io metto le posate, quattro forchette, quattro cucchiai, quattro coltelli, vero? Certo. Io metto i bicchieri e le bottiglie. Ecco, la tavola è pronta. Possiamo mangiare ora. Sì, buon appetito. Grazie a te tanto. So there is the father there as well, but he doesn't get a mention. <laughs> In the silent one on the stage. Okay? So Now, would you be able to translate that easily? Hello, mum. We're so hungry. Uh, is dinner ready? Etc. Etc. So this is the the practice that you need, uh, and take out the words. But come, una persona come Maria Failla. Welcome to you. Queste sono cose facili, but. It doesn't matter because then you can use this to teach other people, and that's the idea of these lessons too to teach the teachers huh no? the tutors You don't have to be a, a teacher to practice Italian. all you need to do is know Italian and allow yourself the the pleasure of uh, sharing that with someone else. okay, so that's that. and i'm i mean i i i think uh, and i mentioned before that these lessons i'm putting them slowly but surely on youtube the whole lot and uh, if you have a smart tv or you know you've got your iphone or whatever you know some other phone that allows you to access my work access youtube and the smart tv is good because it's i watched it last night for the first time or second time actually, um, and uh, you know, starting to starting to warm up to it, and I think, oh my God, there are so many important people in there <laughs> who are doing wonderful things with orchestras and you name it, and here I am, just being me, mm, A bit hard. Anyway, never mind. Okay. Uh... We got to the next one. Anna ha il raffreddore. Che cos'hai, Anna? Ho oh, il raffreddore. E ci! Sorry. Che cos'hai, Anna? Ho oh, ecci in italiano, no? E then you salute. Salute. When you say But now you say, I've test. <laughs> Che cos'hai, Anna? Ho oh, il raffreddore. Signora, signora. E ci, e ci. Salute, Anna. Ho anche la tosse. <coughs> Di notte non posso dormire. Vuoi una caramella? Sì, grazie, signora. Nea, we say. E vi è la COVID test? That's the difference between nea and before. Ok, now, this one here è carnevale. A carnevale ogni scherzo vale, lei sai. E carnevale, facciamo una recita, una recita, che bello! That's a sketch, the ones from, uh, from uh, Commedia per Principianti. Preferably. Che cosa recitiamo? Ho un'idea, sapete chi sono Arlecchino e Pulcinella? Sì, sono due maschere. E come sono Arlecchino e Pulcinella? Sono furbi e poi sono tanto pigri. Uh, te da, Arlecchino. That's, that's Arlecchino there, e uh, Pulcinella is the white one there. See that? Pulcinella and Arlecchino. All right, and then I think il dottore, the other one is il dottore. Ok, Arlecchino e Pulcinella sono a letto, un coppo di vento apre la porta, Arlecchino, per favore chiudi la porta, Pulcino, per favore chiudila tu! Ma io, ma, ma io sto male. E Pulcinella, anch'io sto male. Il dottore comes in, entra il dottore. Chi dorme con la porta aperta? Pulcino, noi, perché non chiudete la porta? Non posso, io ho la polmonite. Pulcinella, non posso, io ho l'appendicite. Bene, bene, ora vi opera subito. Operarmi, aiuto, operarmi, aiuto. That I don't want to go through the surgery. <laughs> well, that's an easy one, you know. It's sort of for children, really. The old Italian books, you know how it is. All right. So that's Arlecchino pulcinella doing all sorts of things, and that's, they, they, that's a good one too uh, to practice. Uh, for, with the children, of course, of course, now, uh, what should I do? Will I go on with this, or no, nah, it gets a bit boring. I might come back to it because now, what I will do, what I will do. I said I was going to today I, I was looking at my at my songs, and I thought, you know what, Tom, I think we'll go back and do some of these, uh, do some of these with the words. I've got a lot of the words here, but I don't, you know, for, for example, I've got Vecchio Frac. You remember Vector Frac? Okay. Vecchio Frac. Let me have a look. My gosh. Wow. I did a bit of work on it. And here was the result. This was Vecchio Frac, the song. And is it number i I've got both pages. Which is good, and you can look at it. But, but then I sat down, you know, not so long ago, and I thought to myself, okay, I'm saying to the people the nine parts of speech. Let me see if I can, uh, if I can actually uh, go on with this, okay? So the, no, the nine parts of speech, here they are. Can you, do you know the words? La mezzanotte, in your head, say them in English. I it in Italian la mezzanotte, i rumori, l'insegna, caffè o il caffè, le strade, la carrozza, il fiume, i ponti, la luna, il cielo, la città, un frac. Un frac, noti that um, that word there looks like an English word. Un cilindro, il cappello, i diamanti, i gemelli. They're not the twins, they're twins on your shirt. Un bastone, un cristallo, la gardenia, l'occhiello, il gilet, un papillon. Eh, Quello è francese, French, papillon, butterfly. L'aspetto, la notte. La cosa, i fanali, un gatto. I think there are more words here. Yes, there are. L'aurora, i fanali, la città, una finestra, la luce, un fiore, il mare, il mondo, i ricordi. Il passato un sogno un abito la sposa amor it really should be amore but amor you drop the e and it's used in uh, it's used in uh, you know in poetry and also in songs then adjectives ultimo deserte silenziose lento vecchio Blu. That's not the Italian is blue, but this "blu" means is is you know access in the French in the song. Elegante, malinconico, assente, buona, illuminati, innamorato, and then adjectives: tutta, quanta, sorpresa. Impallidita, silenzioso, bianca, primo. And then we got to the next lot and you get the verbs giungere, spegnere, essere, cigolare, scorrere, frusciare, splendere, dormire, andare. Avere, avvicinarsi, venire, dire, svegliare, incantare, scolorarsi, sparire, sbadigliare, galleggiare, lasciarsi cullare, scendere, sognare. That is all those verbs. The pronouns, si ne di chi. The prepositions in, per, di, nel, sul, con, da, ai, ad. Adverbs, uh, anche da lento, no, lentamente, dolcemente. The other ones conjunction, anche and So in other words, I've got to do some work too on the um, on the adverbs because some of them they look like. They look like conjunctions, so that's how it is. So, and hear the rain. No, no, no. We're gonna do a vecchio frack yeah, with the rain in the background. Uh, well, it would have been better if we sang de la pioggia. Okay, vecchio frack. Remember those words there. È giunta mezzanotte. Si spengono i rumori. Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna spende in cielo. Dorme tutta la città, solo va un vecchio frac. Ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blà. S'avvicina lentamente. Con incedere elegante, l'aspetto trasognato, malinconico d'assente, non si sa da dove vien né dove va. Di chi sarà quel vecchio frac. Buonui, 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 buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato, che randaggio se ne va. È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna s'è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso, e nella luce bianca se ne van. Un cilindro, un fiore, un frac. Ha un cilindro per cappello, due demandi per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello. E sul candido gilet, un papillon, un papillon di seta bleu. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare, verso il mare se ne va. Di chi sarà? Di chi sarà quel vecchio frac? Adieu, 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 vecchio mondo, ai ricordi del passato. Ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, prima ed ultimo amor. <laughs> well, you missed my performance because when you sing, you really should be, you know, I wanted to show you the words so that you can sing too. <laughs> well, you know, that's how it is. So that was a, a good one, and if you look at the words now, you look at the words again. This one here, look how many words there are. It's a really big song, and if you really wanted to, you could write some uh, sentences using the words. For example, scorre eh? le carte scorrono sulle strade. Sulle strade ci sono molte carrozze. Il fiume Tevere, Tevere si trova a Roma. Io dormo sotto la luna. Io dormo nel mio lettino sotto la luna. You got the words here. You can create whatever you want from this words here. And that is the vecchio frac. It's, uh, I enjoyed that. That was um, you know, it's, it's one of those, um, one of those songs that's really, really allows you to, uh, to do a lot with it. Now there was another one that Maria Faila liked, and that's his um, "L'Universo Per." me." But I won't do that straight away. I'll do that next, because I, I divided up all the words as well. Just let me take it out. Okay, and we'll do that after the following. Because now I want to go to. I still haven't finished with l Italiano with patience. Okay, and today the the lesson is che cosa prende da mangiare. Che cosa prende da mangiare. Notice we're moving towards the middle area of learning of Italian. Okay. Il Il piano, il preso da un il piano 1 2 3 4 5 del cibo e dell'alimentazione distingue chiaramente i tipi di cibo e le quantità necessarie per provvedersi adeguatamente di vitamine, minerali, proteine e fibre senza eccedere in calorie, grassi o sale. adesso il Zandai. Uh, vitamine, minerali, proteine, that's, meat, fibre senza eccedere in calorie, fibers, which is grassi sa o sale. Ok? So that's uno. I tipi di cibi: capriccio o supplementi, non più di due, porzioni raccomandate. Carne e surrogati una porzione, latte e latticini due porzioni, frutta tre porzioni, verdura quattro porzioni, cereali e pane uh, sei, più, sei più porzioni. Sei più porzioni, in quale parole. All right, capriccio su supplementi. So, you, you want supplementi, it's called. This is a good book, really. Il vino, la birra, l'alcol, i dolci, i biscotti, i cioccolatini. So, these are the capriccio, capricious, you know, when you really want something. Supplementi, supplementary, uh, capricious food. Carne surrogati, uh, meat, and other. Simile. Il manzo, la carne di suino. Suino is. What? Pig, isn't it? Pig. Il suino, eh? pork. Il pollo, il tacchino, turkey. Il vitello, veal. Il prosciutto, il salame, la pancetta. Not mine. <laughs> la pancetta è come la mortadella. Il pesce, le salsicce, l'uovo o le uova in plurale, la soia, that was a, a meat. latte e latticini, lo yogurt, il burro, il latte, il formaggio, la panna, frutta, la banana, l'uva, il pompelmo, la pera, la mela, l'arancia, le fragole, il melone, il succo di frutta. la verdura la lattuga i broccoli il cavolfiore le patate i peperoni i funghi gli spinaci la carota la zucca i pomodori la cipolla i cavolini di brussel i piselli il sedano e i cereali il pane, il pane integrale i panini il cereale il riso la pasta so so la list there. good list And there's more over the page. Ah, here, oh, there they sort of, um, well, in, in the previous page, they just um, listed them. Here, you get the meaning. Capital alcohol, beer, biscuit, chocolate, sweets, and wine. i cioccolatini, i dolci, il vino. You get il latticino, il burro, il formaggio, la pane, il latte, lo yogurt. So you got the actual translation as well. Bacon, la pancetta, il manzo, beef, chicken, eggs, fish, ham, pork, salame, sausage, soia, turkey and veal. E la frutta? Oh, I cereali, il pane, i panini, i cereali, il riso, la pasta e il pane bread, bread roll, cereals, rice and pasta, wholemeal. La frutta, la mela, la banana, il succo di frutta, il pompelmo, l'uva, il melone, l'arancia, la pera, l'ananas, le fragole e la verdura again, i cavolini di Bruxelles, i peperoni, la carota, il cavolfiore, il sedano, la lattuga, i, i funghi, la cipolla, i piselli, le patate, gli spinaci, i pomodori. so that's it. and there are the translations there. and that's this one here, l'italiano with patience. interesting. really quite interesting. where would i put it here? i get rid of things as we move along. okay, next one. next one is the song. Uh, that's um, "L'universo per me," which you know some people like a lot, and I might even do the translation of that afterwards. But initially, I want to show you the words that come out of "L'universo per me." Nouns le stelle o le stelle città. Lanterne, la luce, l'universo, i baci, gli amanti, gli sguardi, l'amore, un pensiero, una mattina, la mano, il cuore, i giardini, i fiori, la gente, il profumo. I milioni. And the negatives, centomila, tutto, veloce mio. Pronouns tu me, mi, che, Verbs essere, svegliare, mettere, calmarsi, dire, avere, finire. Conjunctions ma, e, se, non che. Preposition di, in. Ad, adverbs già e qua. Yeah? Ok. Addio conjunctions ma, e, se, non che. Ok, we got that. Now, those are the words, and this is the song. We're gonna sing it together, right? Nice and easy. Ci sono milioni di stelle, in città, centomila lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu? L'universo per me. Ci sono migliaia di baci, diamanti e di sguardi veloci. C'è tutto l'amore che c'è. Ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglia già. E tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore si calmerà. Digli che amore avrà e che non finirà. Ci sono giardini di fiori e la gente che aspetta là fuori, c'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglia già, e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore e si calmerà, digli che amore avrà, e che non finirà. Ci sono milioni di stelle, in città centomila lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglia già e tu non fossi qua, «Se tu non fossi qua, metti la mano, sopra il mio cuore si calmerà, digli che amore avrà e che non finirà». Ed in musica «Ma sei tu l'universo per me». È una canzone bellissima e è applicata negli club italiani. E la parte interessante di questa canzone è che ha le tense del futuro, But quite a lot of the nine parts of speech in there, so you, you, you can do what I've done with the words, but then if we translate it, if you have the words in front of you, uh, I'll translate it for you, let me see, let me see, okay, there are millions of stars, ci sono milioni di stelle, in the city, 100,000 lanterns. In città, centomila lanterne. There's all the light there is. C'è tutta la luce che c'è. But you are the universe to for me. You, the universe. You are my universe. But you are the universe to me, for me. <laughs> you got a bit of a problem there with the translation. Ma sei tu l'universo per me. There are thousands of kisses. Ci sono migliaia di baci. di lovers and quick sguardi veloci, amanti e di sguardi veloci, there's all the love there is but you are di universe for me welcome to di sole Assunta Lombardi sole Maria di di nuovo grazie Maria questa era per te perché mi hai detto l'altro giorno che tu ti piaceva l'universo per me questa è la traduzione this is the translation But, you know, but if a thought wakes me up one morning, ma se un pensiero una mattina mi sveglia già. A thought it was mi uh, sveglierà. I was correcting the the, uh, the words, but it's mi già. It makes sense. And you weren't here. tu uh, non fossi qua. That "fossi" is actually a, a subjunctive mood of the verb. E se tu non fossi qua. E qua in this. Particular case here is an adverb se tu non fossi qua metti hand on my heart and it will calm down tell him what love we will have and that it won't end metti la mano sopra il mio cuore e si calmerà digli che amore avrà e non finirà amore avrà future tense e non finirà future tense there are flowers ci sono giardini di fiori There are flowers of gardens, there are flower gardens. And the people waiting out there, la gente che aspetta là fuori, there is all the scent there is, c'è tutto il profumo che c'è, but you are the universe for me. But if a thought wakes me up one morning, okay, what happens? If a thought wakes you up one morning and you weren't there, this reminds me of another song, uh, which we'll do later. If you weren't here, non put your hand on my heart and it will come down. Tell him what love you will have, and that it won't end. And then there are millions of stars, in the city, 100,000 lanterns. There is also all the light there is, but you are the universe for me. But if a thought wakes me up one morning. And you weren't here, if you weren't here, put your hand on my heart and it will come down. Tell him what love he will have and, it, and that it won't end, but you are the universe for me. the uh, Some of the songs repeat. They repeat the, um, the chorus line or whatever. And uh, therefore, the song seems long, but in reality, it's, they're short verses. Short verses. Now, we've done this one here. And uh, I think we, we need to do now some, something practical. And the practical thing is lost. sport. Sport. All uh, right? Here we go. Lo sport. Uh, that's la letteratura. Sport. Here we are. Athletics. L'atletica. Athlete. L'atleta. Track la pista. Long jump il salto a lungo. High jump il salto in alto. Pole vault il salto con l'asta. 100 meters hurdles. I 100 metri con ostacoli. That's a nice one. Stopwatch il cronometro. Run il corridore. Discus. Il disco. Javelin, il javelotto, I used to call it the javellino. I used to do uh, when I came from Italy and I went to Marcel College. There we had uh, sport, and I loved doing the discus and the and the javelin because so I, I could throw them f pretty far, a bit better than the, the much taller boys than me. <laughs> oh well, it was all right. Il disco, il giavellotto, la ginnastica. E il trampolino, the trampolino. Now we got to swimming. Il nuoto, il nuotatore, la piscina, la, breaststroke, la bracciata. Did you know that one? La bracciata, didn't know that. Alla sott'acqua, dove il tuffo, dove in bordo il trampolino. And of course, the trampolino is also the the one that you have in the backyard. The to float staria galla. Uh, breaststroke is surprising to me la bracciata. But then I don't. You know, if you don't practice this sport, some of the uh, some of the words will escape even, the, even the ones who know the language very well. Boating il canottaggio, o il remo. To row, remare. Row, 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 you boat. Boat race, la regata. La regata, regatta. Ah. That's another new one for me. Fishing, la pesca. Fishing rod, la canna da pesca. Fishing hook, lamo. Lamo. Notice that. What does that remind you? L'amo. I love it from amare. Amo amare. E before, I love it. Incredible. L'amo. It's a word, so when you say it, remember, it's a fishing hook. Fisherman, il pescatore. Fish, il pesce. Fishing line, la lenza. Fishing tackle, l'attrezzatura da pesca. I'm going to do just a little bit and then I'm going to stop for this one here. Fencing, la scherma, il maestro di scherma, breeches, i calzoni. Uh, with breeches, i pantaloni, i calzoni. Well, we'll, we'll do just this one here football. No, we'll, we'll leave it for next time because there's quite a lot more and I want to do other things as well. So that, that's, those are the words that we've done today, And uh, let me see if I've got another song after what I want to do. I want to give you another song. And this one here, for some reason, I really love Lily Marlene. I don't know why. But it's a, you know it's a sad one, really? We'll do Lily Marlene after this one here. Let me let me go there. Yeah. Primains. Ah. Oh. This one here è from Renzo Pezzani. Okay. Sette proverbi. Dicono che il segreto della felicità stia in una pendola magica ai piedi dell'arcobaleno. Cioè in un paese ideale e quindi irraggiungibile. Per il poeta invece sta in cose molto più semplici. In cose di questo mondo che sfuggono perché sono piccole e ritenute senza importanza. He's talking about the Proverbs. Ok, uh, so Renzo Pezzani gives us this. Non cercare la gioia nelle cose lontane. Don't find joy in far away things. Se vuoi cogliere un fiore, non temere lo spino. Quando pick up a rose. Uh, we call it a rosa. Don't be afraid of the thorn. It's all part of it. If you want, if you want the um, the flower, you must you must take the risk. Non ve cibo re più gustoso del pane. I'll challenge that one. But non ve cibo dire there's no food. No, there's no food. Uh, of a king, more tasty than bread, especially when you're hungry. But these days, when you put on too much pancha you gotta avoid the the bread and the pasta. Uh, so this one here, it's one of those old-fashioned ones. Non è cosa che scaldi più del nostro camino. Non è cosa che scaldi, There's nothing better uh, to warm you up than our own fireplace. And I thought, I thought, for a moment that he misspelled camino, you know, the, the walk. Now right here it's fireplace camino. Okay. Welcome to Curtis Tolman. Non ti tocca fortuna se non sei mattiniere. You will not have fortune if you are not mattiniere, If you don't get up early in the morning. Yeah, oh, again, this one, uh, this one is, um, it can be questioned because if you're a singer or, well, you know, you're not a cabaret, uh, a cabaret worker, you can't get up early in the morning. That's when you go to bed. Macchia più dell'inchiostro un cattivo pensiero. A bad thought uh, pains you or taints you more than, than ink than ink. Non ve acqua che l'avi più del pianto sincero. Oh there's no water that washes better than a sincere uh, weeping crying. You know when you cry you're sincere with your crying you're sorry. So that's set the proverb. You know you can it's alright. Good one. I, uh, I'm tempted to do this one here. There's Salvatore Quasimodo, another Italian poet. I might as well do it. I might as well do it. But before I go, I'll give you the, 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 these ones here. There you are. Non cercare la gioia nelle cose lontane. Se vuoi cogliere un fiore, non temere lo spino. Non v'è cibo di re, non più gustoso del pane. Non è cosa che scaldi più del nostro cammino. Non ti tocca fortuna se non sei mattiniero. Macchia più dell'inchiostro un cattivo pensiero. Non v'è acqua che lavi più del pianto sincero. Ok? That's a good one. The next one is... It's called... It is Salvatore Quasimodo. Another... Uh, 20th century Italian poet of great renown, and he, he, And then I'll, I'll read the poem first, and then I will read the the actual presentation. Mi richiama talvolta la tua voce, e non so che cieli ed acqua mi si svegliano dentro, una rete di sole che si smaglia. sui tuoi muri che erano a sera un dondolio di lampade dalle botteghe tarde piene di vento e di tristezza. Altro tempo un telaio batteva nel cortile e sudiva la notte un pianto di cuccioli e di bambini. Vicolo una croce di case che si chiamano piano e non sanno che paura di restare solo nel buio. Vicolo is uh, a dead end street. Uh, yes, but it could also be a, a narrow one, but not too, not too long. Vicolo gives the idea of an immediate area that is enclosed. I'll read it again because it's quite difficult. This one here I didn't realize was difficult. Mi richiama talvolta la tua voce, I hear your voice, e non so che cieli d'acqua mi si svegliano dentro. And I don't know what um, uh, wakes, wakes me up inside. Welcome to Assunta Lombardia. E uh, non so che cieli d'acqua mi si svegliano dentro. They, uh, what sky what, and waters wake me up inside? Una rete di sole. che si smaglia sun shining uh, like a well una rete sui tuoi muri so when the sun shines on those walls sera di because the vehicle is a, a, a small very narrow uh, path road street with houses on both sides and at night they a lot of lights coming out of the windows. So, un dondolio di lampade, eh? Dalle botteghe, eh, dalle botteghe tarde, bottega and shop, you know, light the light ones. In Italy, they they sort of open up light, seven till ten or whatever. Piena di vento e di tristezza, full of wind and sadness. Well, I don't know why. But that's what he said. after tempo, there were other times. batteva nel cortile. Someone was um, uh, was working from home on her embroidery. la notte un pianto. And you could hear the crying of bambini, and cuccioli, and dogs. Vicolo, 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 vicolo. There in the street. Uh, Una croce di casa, che si chiamano piano, una croce di casa, houses like in a cross, formed like a cross, che si chiamano, that call to each other, e non sanno che paura di restare solo nel buio. And they don't know how to stay, how to, non sanno, e non sanno, and they do not know what fear it is to remain alone in the dark. They keep each other company. That's a nice way of putting it, eh? but a bit difficult. A bit difficult. And here it is. That's it. Mi richiama talvolta la tua voce, non so che cieli d'acqua mi si svegliano dentro, una rete di sole che si smaglia sui tuoi muri, che erano a sera un dondolio di lampade dalle botteghe tarde, piene di vento e di tristezza. Altro tempo un telaio batteva nel cortile e s'udiva la notte un pianto di cuccioli e di bambini. Vicolo, una croce di case che si chiamano piano e non sanno che paura di restare solo nel buio. E what the note says is this: nel cuore del poeta oppresso dalla nostalgia per il paese natio. Nel cuore del poeta oppresso dalla nostalgia per il paese nativo si risveglia l'eco di un vicolo aperto sul mare e percorso dalle grida dei bimbi e dal guaito dei cani. Un telaio nel cartile di una casa sembra battere come allora, ma in realtà il tempo è passato ed il vicolo è solo una creatura della fantasia che il poeta ricorda con commozione e rimpianto. Ah, again this cahia as spin -on. well, it doesn't matter. it doesn't matter. let's go to something else. okay, to Lilim marlin. now, Lilim marlin, I, I, I think i only did the words here. my intention is to do the nine parts of speech uh, when you're looking at this, um, at, at, this, at this songs or poetry. this one here. Lilin Marlène, La sera, il fanale, la caserma, il mondo, il trombettiero, amore, il cuore, una rosa, il filo, i capelli, l'oro, il fango, il bottino, l'occhio, il viso, il cerchio la notte. Ok, here we go. We're going to sing it. We're going to sing it. Where is it? Here. Let me see. Here. Lili Marlène. It's a beautiful song. Learn it. And this was uh, sung by the the soldiers in World War II. I won't tell you which ones. The name Cesarole, Lina Marla. Tutte le sere sotto quel fanal presso la caserma ti stavo ad aspettar. Anche stasera aspetterò e tut. Il mondo scorderò con te, lili marlan, con te, lili marlan. Oh trombettier, stasera non suonar, una volta ancora la voglio salutar. Addio, piccina, dolce amor, ti porterò per sempre in cuor con me. Lili Marle, cor me, di Dammi una rosa da tener sul cuore, legala col filo dei tuoi capelli d'oro. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai a chi lilimarle, a chi quando nel fango debbo camminar, sotto il mio bottino mi sento vacillar. Che cosa mai sarà di me? Ma poi sorrido e penso a te, a te, Lili Marlène, a te, Lili se chiudo gli occhi, il viso tuo m'appar, come quella sera nel cerchio del fanal. Tutte le notti sogno allora di ritornare, di riposare con te, Lily Marlene, con te, Lily Marlen. Marlen. Una song, bellissima, really. davvero. Very sad too, because I don't know whether the guy returns from war. missus says, Could be that he's dreaming of her, or, you know, it's a bit of interpretation there is required. I didn't do one of my poems. I, I just want to do one poem from Amica Poesia, and then I will leave you, because uh, the time is almost there. This one here is called. Uh, let me see. Uh, oh, Il raccolto d'autunno, that's what I'm doing now. Raccolto d'autunno. It's winter time. But arriva l'autunno della mia vita, dove i frutti delle estati passate cominciano ad apparire maturi. E li raccolgo questi frutti l'uno dalla volta per non farli marcire sull'albero pieno. Vorrei quasi rimandare ad un'altra volta questa raccolta, ma la natura non me la permette. Ed allora si presenta quella verità di dentro che, am che mi ammonisce della realtà dei frutti. Now, let me have a drink. Raccolto d'autunno: It's About Us. We're getting to the in the third age you know sort of our leaves are staying to to fall off molto tempo. tree frank and uh, we don't got much time and that's why you know that's why e allora si presenta quella verità di dentro che mi ammonisce della realtà dei frutti c'è in ognuno di loro quel magico momento quando sono pronti per essere colti Prenderli troppo presto o troppo tardi ti proibisce goderli all'apice della loro maturità. So everything's to be done at the right time. La felicità che dà ogni frutto proviene dal ricco sapore naturale del raccolto fatto in tempo. E l'altra felicità la trovi donandone a chi non ne ha. Condividere i tuoi frutti con gli altri tuoi vicini diventa quasi una necessità. Ed è in questa generosità che si trovano le briciole del tuo inverno futuro. Le memorie saranno le uniche cose che rimarranno a farci compagnia nell'eternità. Mind you, I wrote this almost 30, 40 years ago. It's a beautiful poem when I think about it. Because it. You know, it, it, says, it says something about uh, doing things in the right time in life and not to, got to... Welcome to Maria Anna Cassino, Not to go... Uh, not, not to leave things. You know, our memories are precious. And if you... If you planted good memories in the past, they keep you warm in your old age. I think that's a good one to live for the day. <laughs> enough philosophy from tom padula. okay. Oh. Opla, opla, opla. <laughs> almost dropped my phone. okay. now, thank you very much for all of you who have come on today. i really appreciate it. and um, uh, don't forget, if you missed out some of it, you can go back. Um, to it on Facebook straight away because it'll, I'll put it on. Uh, or uh, then, in time, whenever you want, you can access me now uh, on insenia.com in the blog, in Facebook, but also on YouTube. On YouTube, I'm putting all this up slowly but surely. Uh, it's costing me a bit, but it doesn't matter. It's, it's, um, it's done with all my good intentions. Ok, so. Ciao, alla prossima. Ok? Ciao ciao.